Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Siamo subito nello stadio San Siro per la partita contro il Genoa. Purtroppo ho avuto ora un problema di registrazione, avevo settato male l'audio, quindi ho dovuto mettere pausa un attimo e risettare tutto. Comunque, ragazzi, questa è l'entrata in campo, sono riuscito a fare tutto in tempo prima dell'inizio della partita. Come potete vedere, questi sono i saluti. Inizia la partita. Nello scorso video, ragazzi, abbiamo visto la vittoria contro il Crotone 3-0, che diciamo ci ha fatto riprendere un po' di entusiasmo. Poi dopo è arrivato il pareggio col Bologna. Comunque c'è aria di positività per quanto si vede in campo, però c'è bisogno di fare punti, di macinare vittorie, che è la cosa più importante, perché il bel gioco di quest'Inter si vede, anche se in difesa c'è qualche lacuna abbastanza grave, però comunque si vede il gran gioco. Qui però Jorginho subisce fallo e traversa, ragazzi, e traversa, e ci salviamo così. Ci salviamo così, ragazzi, stavano già segnando. Ho dato fiducia ancora a Foden, come esterno, l'ho voluto provare. Comunque, ragazzi, questo giovane mi fa impazzire, anche se veramente basso di overall. Poi c'è il mio Charlie Musonda, molto gracile come al solito, però grande ala. Lo stiamo adattando qui a sinistra, però lui in realtà dovrebbe giocare di ruolo a destra. Vedremo un po' dove si troverà meglio. Lui ha fatto già 3 gol in campionato, vi ricordo. Quindi comunque è in una buona forma. Palla per Foden. Foden dentro per Icardi, spalle alla porta, penso sia calcio di rigore, ragazzi. Penso sia plateale. E infatti c'era anche l'allenatore, il nostro allenatore, che chiedeva il rigore, platealissimo, e non l'hanno fischiato. Assurdo, Borca Valero. Li dribbla tutti, Borca Valero, destro, e sbaglia, ragazzi, doveva piazzarla più forte. Subito sciupate due occasioni. La prima però netta, cioè ragazzi, mi sembrava proprio rigore, ma non si discuteva neanche. Mi sembra assurdo che non l'abbiano fischiato, anche perché c'è stata anche un'animazione abbastanza particolare. In realtà è stato fallo di Icardi, non so come esattamente, dato che è finito a terra solo lui, il difensore era ancora in piedi. Però vabbè, passiamo avanti, passiamo oltre, e ora con Charlie Musonda andiamo a fare una bella azione d'attacco. Si ferma per Borca Valero, poi ancora palla per Icardi. Bene Icardi, ancora per Charlie Musonda. Charlie Musonda col destro. Perin, ragazzi, Perin quest'oggi sarà proprio difficile da battere. Musonda, devo ricordarmi che ha 5 stelle di piede debole, quindi se la trova sul sinistro non deve esitare a tirare. Non deve spostarsela per forza sul destro, perché comunque tira di sinistro perfettamente. Qui Jorginho, Jorginho, Jorginho. E ancora Perin, ragazzi, in grandissima forma. 24 minuti, ha già fatto 3 parate, una più decisiva dell'altra. Però è un Inter che spinge tantissimo sull'acceleratore. Devo dire, Jorginho, ragazzi, centrocampo da proprio vitalità, da quel gioco in più che serve all'Inter. Palla per Borca Valero, che prova il tiro, murato. Ma è un Inter veramente che sta bene in campo, questo mi fa molto piacere. Ora però dobbiamo trovare i gol, e soprattutto dobbiamo trovare la solidità difensiva, che in questi ultimi episodi è un po' mancata. Qui erroraccio di Handanovic, bisogna stare attenti, ragazzi. Cahill, anche lui, parecchio morbido, deve andare più duro. Marcos Alonso non riesce a recuperarla, e poi la palla che rimane là, e Handanovic la mette in calcio d'angolo. Pericolo creato dal Genoa, il primo di questa partita da parte dei genoani. Palla dentro, colpo di testa, palla sul fondo. Proviamo col Marcos. Sinistro, palla alta di nulla, cavolo. Attenzione a Marcos Alonso, Marcos Alonso. Palla per Musonda, bella, bella per Musonda, bella per Musonda, 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 Musonda. Palla per grandissimo. Chi è? È Foden, ragazzi. Foden, non ci posso credere. Così, così Foden, ragazzo di grandissima personalità. Grande azione di Musonda, che trova anche un bell'assist. Molto gentile, avrebbe potuto anche tirare, però la passa Foden, che addirittura di destro, ragazzi, di piede debole, la mette dentro. Grande spettacolo, grandissimo ragazzi, grandissimo. Ai movimenti, ragazzi, di Leo Messi, e non sto esagerando, ve lo assicuro, questo giovane è strabiliante. Compratelo perché costa poco. Fategli fare tanti allenamenti perché cresce tantissimo. Qui Jorginho è ancora di esterno per Foden, ragazzi, Foden. Foden, Foden se la porta poi sul destro, sbaglia però qua. Anche parecchio stanco, ragazzi, appena 17enne, molto giovane. E mi piace tantissimo, ragazzi, grandissimo giovane. Pensate che l'ho messo in campo al posto di Mata, cioè per farvi capire la fiducia che sto dando a questo ragazzo, e che mi sta ripagando, ragazzi, perché se mi fa vincere questa partita con quel gol, cioè mi ha ripagato la fiducia al 100%. Però ora non bisogna cantare vittoria. Bellissimo il gol, soddisfatto anche perché
Musonda dà segnali molto positivi, ragazzi. Sta facendo vedere davvero di essere una delle ali più promettenti d'Europa. Però poi quando c'è Foden che mi fa quel gol là, io veramente mi emoziono. Bisogna cercare di non farli arrivare davanti alla porta, ragazzi, perché questi possono fare tanto male, tanto male. Abbiamo visto come il Genoa non sia una squadra scarsa. Attenzione alla palla dentro, Miranda via. Borja Valero la gestisce malissimo lì in mezzo al campo. L'Axalt dentro, attenzione alla palla che deve prendere Samir, il nostro gran portiere. Allora ripartiamo con Musonda. Musonda la perde malissimo Andanovic. E la deve buttare via qui. La deve buttare via per Icardi. Non riusciamo a ripartire. Sì, la tiene Foden. La tiene Foden ed è finita, ragazzi. Con grandissima fatica portiamo a casa 3 punti fondamentali. Con il gol di Foden e con i miracoli di Handanovic, che nel finale è stato fondamentale, la sua esperienza e la sua forza, il Genoa non ha potuto nulla. E ragazzi, passiamo direttamente alla prossima partita, quella col Benevento. Eccolo qua, Foden, un tiro, un gol, talento straordinario. Eccoci in campo, ragazzi, per Benevento-Inter. Siamo passati subito alla partita successiva. Ovviamente ho fatto gli allenamenti, però voglio tagliare comunque le parti manageriali, diciamo, poco interessanti. Voglio passare subito al calcio giocato, poi per le cose manageriali ci penseremo quando ci saranno grandi lassi di tempo senza partite, quando ci saranno comunque operazioni importanti. Per ora si trattava solo di vedere chi è convocato in nazionale, molti giocatori, e sono arrivati anche i resoconti per i giovani cercati. Ci sono dei giovani interessanti, magari li vedremo anche negli episodi futuri. Quest'oggi però dobbiamo concentrarci anche su questa seconda partita. Subito Musonda, ho riconfermato Foden lì sulla fascia. Musonda per Foden, questo è il brutto di dare troppa fiducia a un giovane, che lì se c'era Mata, ragazzi, era dentro nell'angolino più imprendibile. Foden 66 di precisione tiro, penso abbia 40 o 50, quindi niente ci può stare. Purtroppo è un giovane che cresce sia sì, allenandolo ma anche giocando, e farlo giocare significa anche questo, ovvero sciupare occasioni per fare gol clamorose, perché il giocatore appunto ha una carenza di qualità e di esperienza. Ovviamente appena 17enne, ripeto, per la sua età è quasi un predestinato, voglio dire. Il suo talento è riconosciuto e apprezzato in tutta Europa, quindi gli si deve dare fiducia e magari sperare che nel prossimo tiro non faccia lo stesso errore. Anche perché abbiamo visto proprio nella scorsa partita, stesso in questo episodio, ha fatto un grandissimo gol di destro, piede debole, davanti al portiere contro Perin, ragazzi, non contro l'ultimo portiere della Serie B. Quindi, con tutto il rispetto ovviamente per i portieri della Serie B, quindi per farvi capire comunque il talento che c'è in questo ragazzo. Ora però ha sbagliato questo tiro, bisogna risollevarsi. Era un'occasione, ragazzi, molto limpida, ripeto, purtroppo in partite che finiscono sempre 1-0 con un Inter che non ha grande capacità di segnare, sfruttare anche la minima azione è fondamentale per assicurarsi una vittoria. Quest'oggi Icardi se l'allunga, Belez blocca. Comunque giochiamo contro una difesa, con tutto il rispetto che ho per il Benevento, con cui faccio la carriera con Simone, è abbastanza scarsina, quindi si può fare qualcosa di interessante. Cercherei di vincere con più di un gol. Qui tutto di testa, alla fine la palla arriva proprio a Foden. Vuole farsi ovviamente perdonare per l'errore. Foden, grande stop. Poi palla che arriva Icardi, Mauro, nulla da fare, nulla da fare però. Comunque bene, devo dire, i movimenti del giovane inglese. Eccolo qua ancora. Palla che arriva ad Icardi, la rigira per Jorginho. C'è Musonda largo, rapidissimo Musonda. La deve tenere lì, conservarla e poi spedirla ancora a un giocatore senza perderla magari. Ecco ancora Marcos Alonso, palla per Jorginho, per Icardi, Foden dentro per Borja Valero e la parata di Belez, ragazzi. Però Foden, grande, grande assist, soprattutto. Più che i gol, mi piacciono tanto gli assist e le sue idee, bisogna dirlo, ragazzi. Jorginho, palla recuperata, palla per Borja Valero, Borja Valero. Borja Valero, sterzata, Icardi, tiro, Murato, tiro, gol, l'ha messa dentro, Mauro Icardi, e ci voleva un colpo del nostro fuoriclasse argentino, del nostro bomber, del nostro capitano, un po' in ombra, perché ha segnato contro il Crotone, poi si è spento un po', ritorna.
Ruggisce il nostro Mauro Icardi, qui tiro murato e poi col destro, senza pensarci, nell'angolino. 1-0 al Benevento. Quarto gol, sì, quarto gol in Serie A. Comunque abbiamo giocato, questa è la settima partita giocata, è una media gol che per una partenza di campionato ci può stare. Comunque, se avesse fatto 1-2 gol mi sarei un po' preoccupato, con 4 gol sono una buona cifra. Subito Inter ancora in avanti a cercare il 2-0, chiuso però Borja Valero. Torres sarà una pedina importante quest'anno perché nei momenti in cui Mauro Icardi non si sbloccherà, non segnerà, sarà un po' in ombra, lui potrà intervenire prontamente. Un bomber che ha tantissima esperienza in qualsiasi squadra d'Europa, in qualsiasi campionato, quindi ci aiuterà davvero tantissimo. Ex Milan, quindi anche un po' semi-traditore, anche se comunque è stato al Milan poco tempo e non ha inciso per niente, perché comunque era nella sua fase calante della carriera. Può ripartire l'Inter per la fine del primo tempo con Icardi chiuso da Costa, niente da fare. Non è così male la difesa del Benevento, mi devo ricredere. Comunque stanno difendendo bene, ma in totale la squadra non è per niente male, ha un buon calcio, ci intimorisce non poco, infatti fanno pure gol. Infatti fanno pure gol, ragazzi. Vabbè. 1-1, segnare Menteros, che nella nostra carriera col Benevento abbiamo venduto, diciamo, questo è un po' il derby del canale, però questa volta magari mi piacerebbe che il Benevento si scostasse un po' e ci facesse vincere. Invece, vabbè, qui Handanovic, riattività di un Bradipo morto, e 1-1. Riparte ancora l'Inter, sempre Foden, sempre presente nelle azioni dell'Inter, porca Valero, assist di Foden. Assist di Foden, ragazzi, grandissimo talento, sempre decisivo il nostro ragazzo. Arriva il 2-1, eccolo là, Foden che si sta ritagliando davvero uno spicchio importante nella squadra. Si è guadagnato la fiducia dei tifosi, ma soprattutto dei compagni. E Borja Valero segna, penso, il suo primo gol in Serie A quest'anno, esatto, il primo gol. Assist di Foden che sta davvero distribuendo palloni a destra e a sinistra. Senza alcuna difficoltà, si vede che sta bene in campo e probabilmente come esterno gioca anche meglio, perché se si diventa leggermente più veloce, lui già lo è parecchio, se diventa ancora più veloce può diventare più devastante, ancora più devastante che nel ruolo di COC. Qui ancora la ripartenza dell'Inter che ora vuole dilagare come giusto che sia. Eccolo qua Charlie Musonda. Charlie Musonda fermato, ragazzi, fermato, troppo poco fisico per il nostro ragazzino belga. Però mi sta piacendo la squadra, comunque soffriamo in campo, soffriamo e non poco. Per portare a casa una partita con 3 punti bisogna proprio sudare, ma sudare tanto. Stessa cosa da un lato è negativa, perché comunque non abbiamo la vita facile, però da un lato è positiva perché rende la carriera più bella sia per voi che vedete i nostri video, sia per me che comunque gioco e ho più sfizio, diciamo, con delle sfide più difficili. Ecco qua, ragazzi, ad esempio questa azione del Benevento, sto sudando freddo! Non è entrata! Cavolo, sembrava proprio dentro, sembrava che avesse toccato dentro la linea. E riparte l'Inter, ma il Benevento ci sta veramente schiacciando. Serve un fallo per far calmare un po' questi dopati. Sono pazzi, cioè non si è dopato solo Lucioni qua, si sono dopati tutti! Aiuto, ragazzi! Cahill, la palla è ancora loro! Non gliela si leva! Handanovic! Mamma mia, un infarto che è durato 10 minuti del secondo tempo. Riconquistiamo palla e con calma, Kimmich, con calma. Dai, però non possiamo perderla così. Foden va a vuoto, Cicinetti lo manda proprio al bar. E qui con calma, ragazzi, con calma e con esperienza, come sappiamo fare. Kimmich, la palla è per Foden. Laterale, Foden, prova a centrarsi. Foden, fortissimo, fortissimo Foden. Fortissimo Foden. La tiene, ragazzi, la tiene. Grandissimo il suo lavoro. Poi palla per Marcos Alonso. Va sul fondo. Marcos Alonso dentro. Per Borja Valero. E la palla fuori, la indirizza male. Rimessa per noi. Però sempre, ragazzi, tutto parte dai piedi di quel ragazzo col numero 13. Palla ancora per Marcos Alonso. Marcos Alonso sterzata sull'interno. Palla ancora che rimane nei suoi piedi. Eccolo qua. Mamma mia, contro tutti Marcos Alonso, rimane in piedi, palla per Jorginho. Gira per Brozovic, zona tiro per lui, Brozovic! 3-1 e la chiudiamo e la portiamo a casa. 3 punti contro il Benevento, anche questi parecchio sudati però.
alla fine della partita. Vinciamo con due gol di scarto e vinciamo con una giocata molto bella del nostro centrocampista croato. La rivediamo. C'è una parte del campo bianca. Tutto a posto, Yay. Tutto a posto. Comunque, bellissimo tiro al limite dell'area. Belez quest'oggi comunque i suoi soliti tre gol li ha presi. Ed ecco qua la gioia di Brozovic che esulta con Musonda e con Jorginho. Assist di Jorginho, primo gol in Serie A. Comunque Jorginho, altro giocatore veramente importantissimo. Arrivano due vittorie in questo episodio che ci rendono molto molto felici. Qui ancora occasione per l'Inter con Brozovic. Non si accontenta, non si accontenta l'Inter. No, si accontenta perché non riusciamo a farne un altro. Kyle, la palla per Jorginho, ancora per Musonda. Ultimo assalto di un Inter che ha fame di gol. Musonda, bella la palla per Alonso. Cross interessante per Icardi. Niente da fare. Allora Jorginho. Jorginho, la piazza. Jorginho si sta girando in un fazzoletto. Finisce la partita, ragazzi. 3-1. Grandissima vittoria. Difficile comunque contro questo Benevento. Giocavano in casa loro. Un tifo comunque molto caldo, però alla fine. Arriva una vittoria che reputo abbastanza meritata per quello che si è visto in campo. La loro traversa davvero ha reso possibile la nostra vittoria, perché in caso di gol lì, veramente sarebbe stato difficile rimetterla in piedi nuovamente. Poi, ovviamente, siamo arrivati all'87esimo, che eravamo ancora sul punteggio di 2-1, loro tutti spinti in avanti. Siamo riusciti a fare una buona azione e alla fine Brozovic mette il gol che sancisce la fine dei conti. 3-1 per noi e siamo di nuovo in una zona abbastanza decente di classifica. Subito gli allenamenti, tra l'altro noto con piacere che è al 78 Musonda. Allenamenti non sale nessuno, però Foden, ragazzi, sale in tutte le sue statistiche. E agilità 84. Agilità 84, un AMB con allenamento difficile. È importante questo giocatore, lo ripeterò fino alla nausea. Noto con piacere, tra virgolette, che c'è una Sampdoria così a caso. Terza in campionato, comunque prima Roma su tutte. Anche se ipoteticamente la Juve, se vince la sua partita, la sesta andrebbe a 15, quindi diciamo che prima è la Roma, ma ipoteticamente potrebbe esserci benissimo la Juve. Comunque vediamo anche i goleador, Higuaín, Dzeko, Insigne, Icardi, i principali a 4 gol. Quindi molto molto bene. Napoli a 13, Samp a 13, anche noi a 13 però con una partita in più purtroppo. Milan a 12, diciamo. Purtroppo quei passi falsi che abbiamo fatto si sentono non poco, però dovremo rialzarci. Io ripeto, a me va benissimo anche l'Europa League per questo primo anno in cui bisogna amalgamare insieme la squadra. Questi sono i giocatori del vivaio. Prima di chiudere l'episodio, allora abbiamo Diego Menéndez che è subito un talentissimo della Spagna. 61-17 anni, ci sta tantissimo, potenziale tra 73 e 94. Poi abbiamo Mosquero, che non mi sembra niente di che, mi sembrava un po' meglio quando l'avevo. Quando l'ho ingaggiato, e poi Antonio Bruno, ragazzi, 15 anni, bello, bello, cioè comunque potenziale tra 70 e 90, un COC di piede destro che è molto agile, che noto soprattutto agile e veloce. Ci stiamo formando anche una primavera interessante, subito Diego Menéndez che lasceremo qui, ma poi comunque andremo a inserire magari squadra nella seconda parte di stagione. Purtroppo è alto solo 1,80 m, la piccola pecca di questo giocatore è un portiere almeno 1,85 m dovrebbe esserlo, considerate che 1,84 m dovrebbe essere Icardi se non mi sbaglio, andiamo a controllare, no 1,81 m comunque è alto quanto Icardi e Icardi non è questo grandissimo gigante per farvi capire. Andanovic dovrebbe essere alto praticamente 2 metri, 1,93 m, quindi parecchio basso, però buon potenziale. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e commentate in tantissimi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!